Allora, mister Andrea Bazzini, grande soddisfazione perché insomma il duplete è stato centrato. Poi c'è visto anche il triplete, no? No, allora, Una cosa per una volta. cosa per volta. Intanto siamo molto soddisfatti, sono molto contento per le ragazze, credo che questa vittoria sia da dedicare soprattutto a loro. È stata una vittoria, direi, meritatissima. Primo tempo dove abbiamo sofferto molto, siamo andati in svantaggio, abbiamo giocato anche non benissimo, una partita molto aperta, una partita maschia, come era giusto che fosse, due squadre che hanno lottato tutto l'anno per rincorrersi e per prevaricarsi. Nel secondo tempo non c'è stata partita, il Parma è venuto fuori e direi che abbiamo dominato e vinto meritatamente. Ma il Parma è venuto fuori, sono calate loro, siamo migliorati noi, qualche cambio, magari qualche parolina nello spogliatoio, immagino, non so. Sì, ma quello che succede negli spogliatoi rimane lì, rimane, va bene così. È stato solamente un dirgli che hanno di prendere consapevolezza nei loro mezzi, hanno giocato un po' contratti subito, il gol che ci hanno fatto ci ha messo un po' con le gambe per terra, però poi dopo siamo ripartiti, abbiamo delle giocatrici di carattere, delle giocatrici anche di grande qualità, abbiamo 3 o 4 elementi che sono veramente di un'altra categoria e poi con i cambi abbiamo deciso la partita. Per la scaramanzia non avevamo fatto la vigilia di questa partita, non avevamo dato grosse anticipazioni perché altrimenti avremmo dovuto ricordare un dato statistico che finalmente siamo riusciti a sfatare. È la prima volta che batti il Pievecella, Sì, giusto? quest'anno sì, quest'anno siamo partiti direi molto male contro di loro in Coppa ed è anche l'unica partita che abbiamo perso, ma alla lunga direi che i valori che ha dimostrato il campionato, che ha mostrato il campionato sono questi. Quest'anno siamo noi la squadra più forte ed è giusto così. Non siamo scaramantici per nulla, però la felpa che ho qua sotto era la stessa del giorno della promozione, questo è tutto. Sì, allora, oltre alle tue scaramanzie, diciamo che qualcosina tra allenatori, giocatori, giocatrici, c'è sempre qualche portafortuna o qualcosa da non toccare o da non fare. Oggi è stata una vittoria veramente meritata. Loro è vero che a un certo punto hanno giocato in 10 per un'espulsione, però noi insomma, abbiamo fatto una partita veramente incredibile nel secondo Anche tempo. perché è arrivata che si era già deciso, no, deciso forse è eccessivo perché il punteggio era ancora in bilico e aperto, però insomma quando è stata buttata fuori la supremazia crociata era già più che evidente, Sì, insomma. guarda, ma devo dire che sono state molto brave le ragazze a non perdere le distanze, sono state molto brave anche a gestire dal punto di vista atletico e fisico e alla fine siamo venute veramente fuori dalla distanza, giocando 120 minuti a questi livelli per il calcio femminile non è semplice ed è andato veramente tutto bene, ma meritatamente direi. E vabbè, sì, discorso del triplete, appunto, prima godiamoci il duplete, però insomma, gli impegni del Parma femminile non sono finiti, cioè grazie al successo di oggi c'è un supplemento di stagione Sì, c'è un ancora, no? supplemento di stagione, mi preme dire però che noi Sì. la nostra parte e le cose importanti erano campionato e arrivare in finale di Coppa come obiettivi. Abbiamo fatto e abbiamo vinto anche la Coppa, siamo iper contenti. Quello che verrà a livello, diciamo così, nazionale è un di più e ce ne andiamo a giocare come sempre. E come sempre diciamo che l'appetito viene mangiando, quindi andiamo avanti. Insomma, se è la nostra annata, speriamo che la sia fino in fondo. Ricordiamo quindi gli appuntamenti, Domenica prossima abbiamo l'andata contro il Trento in casa e poi il 2 andiamo a giocare a casa loro. Fammi spendere 2 parole solamente per dire che finalmente, come ha comunicato qualcuno del Parma Calcio da Collecchio, è una giornata storica perché siamo salvi anche come Parma prima squadra. sì, questo ci fa godere di questo successo ancora di più, sicuramente, perché ci fosse stata qualche complicanza, è chiaro che ci sarebbe stata sì gioia per quanto ottenuto qua, però insomma, così siamo veramente, veramente distesi. Noi insomma, avevamo cercato di tenere la partita e durante il riscaldamento, io non so se abbiamo disturbato o meno Mister Bazzini, però avevo messo la radiocronaca di tutto il calcio minuto per minuto proprio per vivere e far vivere agli spettatori qui di San Felice sul Panaro
gli istanti di tutto, tutta praticamente la partita, perché abbiamo messa fin dall'inizio, anche quando non c'era nessuno, quando abbiamo aperto lo stadio. Come dice il nostro responsabile, siamo un club e quindi le ragazze ci tengono in modo particolare, proprio anche al discorso della prima squadra e dei colori giallo-blu, e quindi era giusto dargli la bella notizia, e questo credo che abbia anche un po' aiutato a distendere gli animi e essere più cariche e più vogliose di andare a vincere questa coppa. Perfetto, grazie quindi a mister Bazzini, grazie e tanti complimenti. Ricordiamocelo, 19 maggio 2019, una giornata da non dimenticare, che mettiamo insieme al 18 maggio 2018, poi vedremo cosa succederà il 20 maggio 2020. Grazie mille. Grazie a voi.